Benvenuti a Villa Larifa, siamo nella provincia di Arezzo, nella frazione di Antria. Un nome di origine latina che sta a indicare proprio la vicinanza e l'incontro di due fiumi. Siamo in una piccola vallata alle pendici del Casentino. Quindi siamo in una zona con un clima un pochino più fresco, diciamo così, ma molto vocata alla viticoltura. Testimonianze romane parlano già nel loco di primi tentativi di viticoltura, eh? Oggi la famiglia Luzzi porta avanti questo bellissimo progetto, progetto in cui si vedono impianti addirittura di 50-60 anni fa, e a base di Sangiovese, ma non solo, Cabernet Sauvignon, Syrah, sono tante le varietà che vengono coltivate in questi 6 ettari con una cura maniacale nei dettagli. Un territorio con una bellissima vocazione vitivinicola, soprattutto per le caratteristiche. Terreno composto prevalentemente da uno scheletro abbastanza compatto, in cui il calcare è predominante, in alcune zone prevale una piccola percentuale di limo, che regala grandissime eleganze ai vini. Questo si trasforma in che cosa? In vinificazioni parcellari, per andare a identificare le caratteristiche di singoli appezzamenti e portare più in alto quello che è una qualità di un prodotto finito. Parleremo oggi di Pecconio, un vino che ha nel nome un'origine molto lontana. Il nome deriva da il dio etrusco legato al vino, eh? Pacus, che sarebbe l'antenato di Bacco, un vino che è rappresentato da un 100% sangiovese, frutto dell'annata 2014. Come vedete è un colore che racconta la sua origine, questo rosso porpora molto tenue, tipico del nostro Sangiovese, con una bella luminosità. Da questo vino potremo aspettarci una piacevole freschezza gustativa, ma se lo ruotate nel bicchiere, la struttura è una sua componente principale. Andandolo ad analizzare da un punto di vista olfattivo, sentiamo quello che è l'origine, anche di un territorio, una freschezza che si ritrova a naso, un frutto che gioca tra un fresco e un maturo. Una sensazione di delicata speziatura, il vino fa per un anno un passaggio in barrique. Sensazioni poi che richiamano lo stesso vitigno, piacevole note di anche tabacco, cuoio, note di viola, una ciliegia matura. Finisce con un aspetto di mineralità che caratterizza la zona, non solo per le tipicità calcaree, ma anche note sulfuree quasi, eh? In antichità si erano trovati in zona anche reperti di terme romane, eh? Quindi le caratteristiche si ritrovano pienamente nel vino. Da un punto di vista gustativo, il vino racconta avvolgenza, accoglienza, anche calore, ma vira poi su quelle che sono le sue caratteristiche principali di freschezza del Sangiovese, un tannino ben integrato, piacevole, che lascia la bocca quasi armonica, eh? Un finale che gioca anche con una bella sapidità, sapidità sempre ben integrata ma invadente, anzi supportata sempre da questa freschezza, eh? Questa bellissima alternanza in bocca di queste due sensazioni. Una bella eleganza, lo accompagna dall'inizio alla fine, molto coerente, molto territoriale secondo me, e racconta nella sua fattispecie secondo me anche un po' un aspetto un po' montano, eh? Perché queste note di freschezza, quasi anche note di foresta, paradossalmente si ritrovano perfettamente in questo vino. Buon vino a tutti!